Presentata Agri Levante 2023, tutti i colori della terra. La fiera dedicata all'agromeccanica e alle filiere agricole mediterranee. La manifestazione torna nel quartiere fieristico di Bari dal 5 all'8 ottobre dopo 2 anni di stop per la pandemia. È per noi un'occasione molto importante dal punto di vista promozionale e commerciale, ma è anche l'occasione di riparlare di agricoltura nel Mediterraneo, che è una risorsa strategica. Il bacino mediterraneo, oltre ai paesi dell'Unione Europea come la Spagna, come la Croazia, come l'Italia, come la Francia stessa, ha dei partner commerciali da tantissimi anni molto affidabili, che sono tutti i paesi del Medio Oriente, tutti i paesi dei Balcani e anche tutti i paesi del Nord Africa. Siamo qui oggi per parlare soprattutto di agricoltura specializzata, che è un po' il nostro fiore all'occhiello come produzione nazionale. In questo noi italiani siamo leader a livello mondiale e essenzialmente sono i prodotti che vengono più richiesti come macchine agricole da questi paesi, perché la produzione di più alto valore è quella che anche si fa un pochino più fatica a trasportare, non sono i cereali, non sono altre derrate di prima necessità, ma sono il nutrimento base della dieta mediterranea, per cui ci teniamo molto a reclamizzare le nostre macchine e aiutare queste popolazioni a far crescere la loro produzione interna. Sarà una fiera molto importante, Agri Levante torna dopo 4 anni a causa del fermo pandemia purtroppo, ma torna con un interesse dal punto di vista economico, promozionale, anche forse strategico, no? E sociale, che ci ha abbastanza stupiti. Attualmente sono 230 le imprese che hanno già fatto domanda di adesione, quindi un numero importante. Abbiamo riempito gli spazi interni del quartiere fieristico e avremo anche delle aree focus di focalizzazione che parlano del Mediterraneo, perché questa è una fiera che si rivolge al Mediterraneo e quindi offrirà tutte le tecnologie più innovative proprio per sviluppare questa terra e i paesi che si affacciano sul nostro bacino. Accompagniamo Feder Unacoma con un'organizzazione con la quale abbiamo un'attività ormai da molti anni, tante iniziative, soprattutto nei paesi del Mediterraneo, e quindi siamo molto, molto lieti di ospitare oggi qui la conferenza stampa proprio per lanciare Agri Levante, che si terrà appunto a Bari la prima settimana di ottobre prossimo.